Sono rilevanti i danni nel comprensorio barcellonese, mentre il governo regionale valuta la possibilità di dichiarare lo stato di calamità. Ieri un'attenta ricognizione è stata condotta dalla Protezione Civile guidata dall'ingegnere Bruno Manfrè. Intanto si sta facendo una ricognizione e il comune si sta attivando per rimettere, ripristinare la viabilità e anche l'erogazione idrica. Appena si farà un censimento di tutto quanto quello che serve e poi si vedrà. La rabbia di chi ha subito danni è davvero tanta, chi ha perso le auto, chi i ricordi di una vita custodita in case messe su con tanti sacrifici, specialmente nelle zone di Sant'Antonio e Fonda con Uovo. Questa è per Non è proprio l'ennesima bella, volta. Frank. Siamo nelle condizioni in cui abbiamo 1,20 m, 1,30 m di fango nelle case. Questa è la terza volta, 2008, 2011, 2020. Pregherei un po' tutti gli interessati a queste situazioni, che non accadano più, di interessarsi. Non incolpiamo nessuno, la natura fa il suo corso, ma l'uomo gli mette sicuramente poco di suo per sistemare le cose. È da tanto che facciamo degli esposti al comune dicendo che non appena c'è la prima acqua, le prime piogge, qui è tutto un allagamento, però non era mai successo come questa volta. E questa volta abbiamo vissuto davvero, davvero momenti di panico, anche perché da mia suocera che abita a pian terreno si è allagata tutta casa, perché è arrivata come un'onda, un'ondata furiosa proprio. Mi ritrovo a non avere neanche più una macchina, perché sono state distrutte tutte e due. Era l'unica che avevamo per poter, anche se non erano delle migliori, però dico, noi arrancavamo con quelle. Sono rimasta senza nulla, e la rabbia non è tanta, credetemi, ma è tantissima. E proprio in via Fonda con Uovo l'attività di soccorso stradale dei fratelli Coppolino conta danni ingenti. È stato tutto in un attimo, l'acqua non è la prima volta, anzi succede ogni volta che piove che l'acqua su strada sale troppo e saltano i tombini. Questa volta è salita veramente, veramente in pochissimo tempo e non ci ha dato scampo. Tutta la parte del seminterrato, l'acqua è arrivata a tetto e siamo praticamente con la parte officina praticamente chiusi e in ginocchio completamente. Abbiamo avuto danni ingenti anche per i carattrezzi. Stiamo cercando adesso di leccarci le ferite, sistemare le cose per tornare operativi il prima possibile, ma non sappiamo ancora quando. Siete riusciti a quantificare un po' il danno? Onestamente ancora no, perché praticamente c'è tutto distrutto. Abbiamo automezzi, carri e tutte le attrezzature, l'archivio è andato tutto distrutto.